Vediamo bene se ho capito, Fante. Tu sparisci per anni, non ti fai sentire, non mi fai sapere neanche se sei viva. E poi, così, di punto in bianco, senza un apparente motivo, ti infili dentro lo studio di soppiatto come una ladra e ti incavoli pure se ti sgamo? Cioè, un comportamento maturo. Cos'hai da dire al tuo discolpa? Certo, sorridi, intanto lo sai che ti perdono. Tu ancora non puoi saperlo, ma io e la signorina lì ci conosciamo da una vita. Dei tempi della scuola, ti ricordi? E ti ricordi pure quanto ci annoiavamo durante le lezioni di storia dell'arte? Sembrava che le uniche cose importanti da ricordarsi fossero i nomi, le date e le dimensioni delle opere, cose di cui, francamente, non mi interessava niente. A me interessava sapere perché un giorno Leonardo si era svegliato e aveva deciso di diventare un pittore, o perché Michelangelo avesse scelto il marmo, o perché a un certo punto gli impressionisti avevano deciso di abbandonare la pittura accademica e rivoluzionare tutto. Ma sembrava che non fosse in programma, che tutte queste cose non fossero abbastanza interessanti, perché nessuno stava lì a spiegarmele. Di conseguenza, non mi piaceva la storia dell'arte. Di conseguenza, mi annoiava a morte durante le lezioni di storia dell'arte, sebbene a me l'arte piacesse un sacco. E in quel caso, ho capito che la cosa che doveva cambiare innanzitutto era la prospettiva. Il momento in cui ho iniziato ad apprezzare veramente la storia dell'arte, lo ammetto, è stato in accademia. È stato quando appunto il professore ce l'ha posta da un punto di vista inedito, almeno per me, fino a quel momento. E iniziando a studiare storia dell'arte in un modo che appunto mi piaceva, in cui mi riconoscevo, mi sono sentita... Avete presente quando Peter Pan in Hook Capitan Uncino, dopo aver passato un sacco di tempo nell'isola che non c'è con i bambini sperduti che facevano i loro giochi che lui non vedeva, mangiavano cibi che lui non vedeva e per tantissimo tempo appunto aveva pensato che stessero giocando, che fosse tutta una gran stupidata, a un certo punto improvvisamente riesce a vedere la tavola imbandita, il cucchiaio pieno e inizia a giocare con loro. E tutto nell'isola che non c'è gli inizia ad apparire chiaro e capisce che non è che erano stupidaggini, era lui che non aveva l'occhio giusto per riuscire a vedere quelle cose. Ecco, io proprio come Peter mi sono sentita in questo modo all'improvviso. Sì, mi rendo conto che potevo fare altri paragoni, ma secondo me questo era azzeccato. E se hai visto il film sai anche perché, e se non hai visto il film, cioè, le basi. Comunque, a un certo punto, quando ho iniziato ad avere la prospettiva giusta sulla questione, ho iniziato anche a capire quali erano le cose che per me erano importanti, cioè le cose che io volevo sapere in storia dell'arte e degli artisti. E se li vogliamo raggruppare, si raggruppano in tre grandi gruppi. Il fattore storico, il fattore scientifico e il fattore umano. Cosa intendo con fattore storico? Intendo dire non solo il contesto proprio generale, mondiale, del periodo in cui l'artista viveva, ma proprio il suo microuniverso, cioè chi era la sua famiglia, qual era il contesto in cui era vissuto, e che rapporto aveva con il vicinato, cosa voleva dire essere un artista in quel periodo e come questo ha condizionato, come tutto questo ha condizionato la sua arte e il suo essere artista. Perché di base qualunque tipo di opera d'arte si compone di due elementi. Uno, quello estetico. Due, quello concettuale. Se non conosciamo il fattore storico, non possiamo capire il senso di un'opera, perché è nata, cosa ha portato l'artista a crearla. Possiamo soltanto coglierne la bellezza formale, qualora ci sia. Per questo spesso è facile, magari, apprezzare l'arte antica rispetto all'arte contemporanea, perché magari dell'arte antica non ne conosciamo il senso, ma riusciamo ad apprezzare quella che riteniamo essere bellezza, mentre nell'arte contemporanea, in cui si punta di più al concettuale, quindi alla parte al senso di un'opera, magari viene a mancare la bellezza formale che non ci aspettiamo di trovare in un'opera d'arte e improvvisamente pensiamo che l'arte contemporanea faccia schifo. In realtà non è così, non abbiamo un problema noi. Non ha un problema l'arte contemporanea, semplicemente non possiamo capirla perché non la conosciamo, un po' come Peter sull'isola che non c'è. Secondo, il fattore scientifico, perché tolta la poesia, che comunque ha la sua enorme parte ed è forse la parte più importante, che cos'è la pittura?
chimica. E un pittore professionista deve conoscere tutto del materiale con cui lavora ogni giorno e con cui ogni giorno si confronta. Deve conoscere la reazione di ogni medium, di ogni colore, perché ogni colore è il suo, di ogni pigmento, di ogni strumento della sua pittura. I modi per incrementare le potenzialità e i modi per porre rimedio a eventuali limiti. Proprio perché poi andrà a venderlo, perché poi andrà a esporlo nei musei, nelle gallerie, e insomma nessuno vuole fare brutta figura. E qui ci tengo un attimino ad aprire una piccola parentesi. La competenza in qualunque mestiere, che tu sia un pittore, un musicista, un muratore, un ingegnere, un avvocato, un medico, qualunque sia il tuo mestiere, è fondamentale. È il valore che va inseguito più di tutti gli altri. Perché quando un lavoratore, qualunque sia il suo lavoro, ma parlo nel mio campo, quando un pittore non è competente, non sta soltanto apportando un danno al suo proprio lavoro, ma sta andando a minare la credibilità di una categoria. E purtroppo le categorie artistiche è facile che vengano contaminate da questo genere di cose, perché è facile improvvisarsi pittori, improvvisarsi musicisti, fotografi. I mestieri sono una cosa, gli hobby un'altra. Quindi un pittore professionista deve conoscere la materia che va a lavorare, cioè sta tutta lì la differenza tra un professionista e un dilettante, una persona che semplicemente si diverte a dipingere e non c'è niente di male, non ha alcuna pretesa. Però appunto se tu lo fai come mestiere, cioè, devi conoscere quello che stai facendo, se no sarebbe tipo chiamare ingegnere me, perché costruisco castelli di sabbia. E no, non è così che funziona nel mondo vero. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, perché è un argomento che mi interessa molto. 3. Il fattore umano. Il fattore umano è quello che mi fa tutta la differenza poi nelle opere, no? È quello che mi permette di distinguere, che so, la Grenouille di Monet da quella di Renoir. Stesso posto, stesso identico momento, due grandissimi artisti a confronto con lo stesso soggetto, due opere completamente diverse. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma Monet e Renoir erano grandissimi amici, quindi spesso vengono messi a confronto e ci si chiede chi sia più bravo tra Monet e Renoir. Sentite una certa ansia? Una certa competizione? Ok, scusa, no, comunque, due grandissimi capolavori. Grazie. Grazie. Fatta questa premessa, arriviamo al fulcro del video di oggi. Avete letto nel titolo parole come anima e parole come imprimitura. Perché parlo di anima di un dipinto? Che cos'è l'anima di un dipinto? Intanto riflettiamo un attimo sul concetto di anima. L'anima è l'unica cosa che non possiamo assolutamente nascondere di noi stessi. Possiamo nascondere un sentimento, una tristezza, magari scherzando, sorridendo, se non abbiamo dormito possiamo nascondere la stanchezza, possiamo nascondere anche un malessere se ci trucchiamo. Ci sono degli escamotage per questo genere di cose, ma l'anima, signori miei, non si può nascondere. Quella viene sempre a galla. Al di là delle religioni, l'anima, proprio concettualmente, rimane un qualcosa di impalpabile, qualcosa di così ineffabile, inafferrabile, che addirittura la parola italiana anima deriva da due parole, latine e greco, che si rifanno al concetto di vento, di soffio. Invece in altri contesti, come in ingegneria, in metallurgia, quando si progetta una qualunque cosa, l'anima è da considerarsi la parte centrale o comunque lo scheletro, la struttura su cui tutto si va poi a costruire. Di conseguenza, anche in pittura, sicuramente, da un punto di vista strutturale, c'è un'anima simile. Per mia esperienza ho capito che l'anima di un'opera pittorica in realtà è duale e si trova, da un punto di vista strutturale, nella preparazione gessosa. Da un punto di vista spirituale, quindi per quanto riguarda il fattore umano, nel colore che il pittore sceglie come colore di fondo. Questi due elementi sono due elementi che in qualche modo influenzeranno sempre il risultato finale di un dipinto. La preparazione gessosa per la texture e il colore di fondo perché la tinta che noi scegliamo come base di tutto andrà a influenzare tutti i toni che metteremo sopra.
e verrà sempre fuori. Di conseguenza è molto importante sceglierla con cura e criterio, ma dopo vedremo perché. L'unione tra la preparazione gessosa e il primo colore di fondo è quello che tradizionalmente viene definito imprimitura. Chi di voi ha già avuto a che fare con una tela sa benissimo di cosa sto parlando, ma io non voglio dare niente per scontato. Quindi vi mostrerò cos'è una preparazione gessosa con un esempio molto semplice. Allora, questa è una tela preconfezionata, esattamente come quella, ok? Questa è la tela, il tessuto. La parte bianca in realtà non è la tela, ma è l'imprimitura. Questa è una preparazione universale di cui parleremo più avanti, ma in generale tu te la devi immaginare così. Quindi come una preparazione a base gessosa che sta al di sopra della tela. Che cosa ti permette di fare l'imprimitura? L'imprimitura ti permette di dipingere sopra un qualunque tipo di tessuto o un qualunque tipo di supporto pittorico, perché appunto permette al colore di aggrapparsi su qualunque tipo di superficie. Ma prima di capire perché quella preparazione va bene o perché l'eventuale preparazione a colla e gesso va bene o perché un'altra eventuale preparazione va bene, dobbiamo prima capire, dobbiamo avere la consapevolezza di che cos'è una tela, perché come ci insegna Sergio Endrigo, per fare un albero ci vuole un legno, per fare il legno ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, per fare il fiore ci vuole il fiore, e quindi scopriremo perché per fare il fiore ci vuole un fiore e perché per scegliere l'imprimitura giusta ci vuole la tela. È la conoscenza della tela. Iniziamo quindi a tuffarci in una puntata di come è fatto. E cerchiamo... perché sono una deficiente? Vabbè. È come quando ci approcciamo a un'opera d'arte, quindi quando cerchiamo di capire un'opera d'arte, partiamo dalle basi, cioè di cosa è composta una tela. Tessuto, legno e chiodi. Partiamo quindi dalla tela. In base a cosa si sceglie il tessuto di una tela? Allora, partiamo dalle origini. La prima volta che è stata utilizzata una tela, così come noi la intendiamo, e quindi non magari aggiunta su altri supporti o comunque con altre finalità, quindi proprio la tela da pittura su tela, si data all'incirca poco prima della metà del 400. E com'erano inizialmente le tele? Ti farà piacere sapere che i tessuti erano due, lino e seta. Sei entusiasta, non è vero? Il lino era un tessuto che in Europa si trovava molto facilmente, conteneva prevalentemente cellulosa ed era molto resistente. La seta invece era un tessuto molto pregiato che però era prerogativa dei paesi dell'Estremo Oriente, infatti arrivava già tessuto ancora fino al 600. Mentre la tela di lino rimaneva affidabile, a un certo punto ci si è resi conto che la seta invece aveva dei problemi. Nonostante fosse un tessuto molto resistente, aveva un problema con la tensione, nel senso, una volta che veniva tesa sul telaio, si allentava molto facilmente. Quindi si decise di utilizzarla per la realizzazione di stendardi, diciamo, processionali, per i gonfaloni, e talvolta addirittura veniva utilizzata senza alcun tipo di preparazione, quindi direttamente dipinta con il colore, perché comunque si prediligeva appunto mostrare più che altro la pregiatezza del tessuto. Il lino invece rimane una solida realtà. Vabbè. Il lino invece si dimostra essere il tessuto giusto per la pittura, e vi farò uno spoiler: tuttora le tele, diciamo, di grande pregio sono solitamente di lino. E adesso iniziamo a capire da dove nasce una delle caratteristiche delle tele in generale. Quindi pittori, ascoltate. Dunque, il lino, prima di essere tessuto, doveva essere filato. Che vuol dire essere filato? Vuol dire che deve essere reso un unico filo continuo. Per fare questo, manualmente, si andava a ruotare in senso orario e in senso antiorario per riuscire appunto a renderlo un unico filo. Essendo appunto un lavoro manuale, c'erano delle imprecisioni dette appunto ringrossi. Ora, perché vi ho detto di prestare attenzione? Perché la rotazione andava a regolare anche la dimensione di questo filato, la grossezza, che in gergo è chiamata titolazione, ma che
Se ci riflettete, la sentite dire anche oggi quando andiamo a scegliere la tela, la grana grossa, grana fine, grana extra fine. Ci siamo capiti. È interessante sapere che ovviamente, fino a che poi la produzione tessile non fu meccanicizzata tipo intorno all'Ottocento, le tele venivano fatte a mano e spesso, non sempre, ma spesso venivano fatte dai tessitori nel loro domicilio sui loro telai, no? Da tessitura. Questo che vuol dire? Che molte tele dell'epoca avevano determinati tipi di dimensioni proprio per questo motivo, nel senso che i telai, per quanto tu potessi salire in lunghezza, avevano comunque una larghezza massima di un metro, e questo ovviamente è un qualcosa che un tessitore non poteva cambiare. Quindi è interessante pensare che le tele di piccole dimensioni probabilmente erano tessute in casa da questi tessitori. Ovviamente c'erano anche tele di grandi dimensioni realizzate in altri luoghi, probabilmente non nella casetta del tessitore. Ovviamente poi si andarono a creare anche dei formati standard, come per esempio le tele di testa, che erano 30x25 cm, le tele imperatore 1 m x 1,25 m, e così via. Un'altra cosa caratteristica delle tele era anche il tipo di tessitura. Questo è il momento in cui spontaneamente tu metti mi piace al video e ti iscrivi al canale. Tessitura che veniva appunto scelta dal pittore. C'erano dei pittori appunto che avevano proprio delle tessiture predilette ed esistevano una grande varietà di intrecci per la tessitura del lino. Bastava semplicemente cambiare il modo in cui il filo di trama passava sopra o sotto il filo di ordito. I tipi di tessitura venivano chiamati armatura e, a prescindere dalla posizione verticale o orizzontale del telaio, l'armatura che veniva prediletta per quanto riguarda le tele da pittura era un tipo di armatura che poi fu definita proprio armatura da tela, che era molto semplice perché appunto il filo di trama passava sopra e sotto semplicemente il filo di ordito, ma ne esistevano di vari tipi. C'era l'armatura diagonale, dove il filo passava una volta sopra e due volte sotto il filo di ordito, e variando l'armatura diagonale si potevano ottenere tanti tipi di armature diverse, tipo l'armatura a losanghe, che per esempio è visibile nell'Annunciazione di Recanati di Lorenzo Lotto. E mi piace immaginare che adesso che abbiamo un po' parlato di questo tipo di trame, quando andremo al museo saremo là a cercare di capire il tipo di armatura scelta dal pittore. Cioè, forse mi emoziono soltanto io davanti a queste cose, me ne rendo conto. Ovviamente, oltre al tipo di tessitura, variava anche il tipo di densità. Densità, ovviamente, della trama. C'erano trame più fitte e trame meno fitte, no? A seconda di come venivano disposti i fili. Ma specialmente all'inizio, per le grandi commissioni, per i lavori molto importanti, erano predilette le trame molto fitte. Questo che vuol dire che i tessuti erano molto più robusti, molto più resistenti anche all'usura. In realtà la resistenza era la caratteristica che, diciamo, portò alla diffusione della pittura su tela, specialmente in quelle zone in cui c'era molta umidità e le tavole andavano deteriorandosi molto facilmente, così come le pitture murarie, sia che fossero affreschi, sia che fossero teleri, per esempio, con una densità maggiore. Diventavano necessari dei telai molto robusti. Ora, sappiamo poco rispetto alle tele dei telai perché, appunto, essendo facilmente soggette a usura, venivano sostituiti. Però sappiamo per certo che, come succede oggi, erano appunto realizzati con regoli di legno posti sul retro delle tele. E nel caso di tele più grandi venivano aggiunti sul retro regoli o orizzontali o verticali, tipo questo, che aiutassero a mantenere la tensione senza che il telaio, appunto, con la pressione della tela andasse a distruggersi. Così come nei telai contemporanei, anche al tempo i metodi di incastro per i telai erano o a legno, a mezzo legno, o per mezzo telone mortasa. Sono praticamente degli intagli che si fanno nel legno, telone maschio e mortasa femmina, che permettono appunto di incastrare il telaio in modo da non farlo muovere. E anche qua, ora come allora, venivano inserite delle piccole fascette, i cosiddetti cunei, no? Di legno, per permettere appunto al telaio di mantenere la tensione.
Fatta eccezione per piccole variazioni, possiamo dire che questa struttura è quella che ad oggi continua a caratterizzare la tela da dipinto. Ultimo elemento, i chiodi. Ora, ci sono molte tele che vengono ormai nella, diciamo, industrializzazione fissate sul retro con le puntine metalliche. Ora, per quel che riguarda la tela industriale, è un conto, ma per quanto riguarda invece la tela realizzata in laboratorio o comunque appunto realizzata a mano, è sempre preferibile anche oggi scegliere i chiodi. Vengono disposti in una maniera molto precisa a croce, partendo proprio dal centro della tela, primo vertice, secondo vertice, terzo vertice, quarto vertice, e poi si inizia uno dopo l'altro, sempre tendendo la tela con il tenditela, a posizionare i chiodi uno dopo l'altro per vedere sempre se la tela non subisce delle variazioni che ci fanno un attimino sballare le dimensioni. L'utilizzo dei chiodi, a dispetto delle puntine metalliche, ci agevola nella tensione della tela iniziale, perché se sbagli e hai messo un chiodo basta toglierlo, se tu sbagli e hai sparato una puntina... In realtà però, se le tele sono già predisposte in un certo modo, ormai basta semplicemente tenderle tramite i cunei posteriori, che sarebbero questi angolini che vengono aggiunti, se vedete sono posticci, possono essere inseriti e tolti, e che una volta martellati all'occorrenza tendono di più la tela. Adesso che abbiamo conosciuto i tre elementi che caratterizzano una tela, possiamo passare all'imprimitura, ma lo faremo la settimana prossima. Non voglio tediarvi con un video lunghissimo, anche perché questa soluzione ha vinto il sondaggio su Instagram. Fatemi sapere nei commenti però se preferite avere due video più brevi o un video un po' più lungo, così la prossima volta saprò organizzarmi. Nel frattempo ti invito a iscriverti al canale se non l'avessi ancora fatto, e lasciare un mi piace se non l'avessi ancora fatto, e a seguirmi su Instagram per altri contenuti sull'arte. Spero che il video finora vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, che abbiate scoperto cose che non sapevate e che qualcosa vi sia molto più chiaro di prima. Fatemelo sapere nei commenti, perché ci tengo a fare sempre meglio, anche perché sono all'inizio, e intanto vi ringrazio per le visualizzazioni e per gli apprezzamenti e per i messaggi che mi avete mandato per il video precedente. Vi saluto e a presto. Saluta Fante!